Ragazzi, voglio commentare assieme a voi l'episodio 1071 di One Piece. So che è una cosa che non faccio mai, però stavolta mi sento di volerla fare. Inutile dire che ci saranno spoiler sulla serie animata e sull'episodio in questione, che è quello dedicato al risveglio del frutto di Luffy, la trasformazione che lui chiama Gear Fifth. È stato un episodio molto più divisivo del previsto, non me l'aspettavo. Però, pensandoci, tutto il pubblico che segue esclusivamente l'anime e non il manga ha visto per la prima volta Luffy in una veste molto particolare. Il Gear Fifth è una trasformazione particolare. Ma andiamo per gradi. Voglio partire da quello che secondo me ha funzionato meno nell'episodio, premettendo che a me ha fatto davvero impazzire. Mi è piaciuto e mi è piaciuto proprio tanto. L'unica piccola cosa che ho da recriminare, che è una cosa non legata neanche ai creativi, è proprio una questione di tempistiche, è proprio relativa alla gestione della puntata. Trattandosi di un episodio evento, un momento fondamentale nella storia dell'opera, una puntata vista da milioni di utenti tra appassionati e purtroppo non, forse si sarebbe potuto stringere al minimo alcune parti. Banalmente, allargare la parentesi dedicata ad Orochi così tanto, secondo me in questo caso è stato controproducente. Capiamoci, quella parentesi c'è nel manga, nel capitolo da cui è tratto l'episodio, ovvero sia il 1044. Però si sente che è molto meno ingombrante, perché i flashback ovviamente nel manga non hanno quel peso, non durano così tanto. Si parla di una manciata di pagine che sono utilizzate anche e soprattutto per creare attesa per vedere Luffy. Dato che nel manga l'aspetto reale del Gear Fifth, l'aspetto completo, ci mette molto più tempo ad essere rivelato. Qui invece, viso permettendo, lo vediamo già ad inizio episodio, lo vediamo per qualche minuto. Ma dato che stiamo parlando di tempi, passiamo ad un altro tasto dolente che ha fatto scandalo, troppo. La ripetizione eccessiva di alcune scene relative al Gear Fifth. Ora, se fossero state scene brutte, raffazzonate, per prendere tempo, la critica era lecita. Ma ragazzi, la qualità delle animazioni e della regia di queste sequenze è insindacabile. C'è un lavoro immane dietro. E penso che fosse praticamente impossibile fare più di quello che è stato fatto. Non è neanche possibile dire che si sarebbero dovuti preparare meglio ad un evento del genere, perché questi negli ultimi mesi hanno tirato fuori alcuni degli scontri, quindi alcune delle animazioni, delle scelte di regia migliori dell'intera serie di più di 20 anni di One Piece. In poco tempo abbiamo avuto davvero momenti clamorosi. Sanji e Queen, diretto da Ryota Nakamura e Akira Ohta, che poco prima aveva tirato fuori un favoloso Luffy e Yamato vs Kaido. Zoro vs King di Tanaka e Shizuka, una roba clamorosa, visivamente uno spettacolo. Insomma, questo 1071 sarà anche un episodio evento mondiale, ma è pur sempre l'episodio di una serie. Una serie che ultimamente ha tirato fuori roba pesante su cui lavorare. Poi, sinceramente, quelle scene me le rivedo volentieri anche 5, 6, 7, 8 volte, cosa che ho fatto. Sono scene gestite veramente bene, soprattutto quando sono state interposte nei discorsi dei 5 astri di saggezza, che aiutano a spiegare la vera natura del frutto Gomu Gomu. Io immagino che chi segue esclusivamente l'anime ieri sia stato scioccato dalle cose che ha sentito. Noi ci siamo già passati, benvenuti. Ma andiamo alla parte clou, lo scontro Luffy-Kaido, in cui Luffy mostra finalmente che cos'è e che cos'è in grado di fare il Gear Fifth. E qui arriviamo alla parte divisiva. Ragazzi, il Gear Fifth, il risveglio del frutto modello Nika, è letteralmente un potere ridicolo e per me è meraviglioso. Ho trovato questa una soluzione geniale per Luffy a suo tempo nel manga e l'ho trovata ancora più adatta una volta vista animata. Anzi, l'animazione forse per una volta ha dato quel qualcosa in più che il manga non è in grado di dare. È una trasformazione che esaspera l'allegria contagiosa di Luffy, che sembra un folle sotto sostanze, che non riesce a smettere di ridere, ma allo stesso tempo è anche molto minaccioso. Tra l'altro, come sempre, lavoro eccellente di Mayumi Tanaka, la doppiatrice di Luffy, che questa volta fa tutta la differenza del mondo. Ci sono delle scene da pelle d'oca, quelle in cui guarda Kaido e si mette a ridere sbattendo i piedi per terra, intanto la terra si muove perché è contagiata dall'effetto del Gear Fifth. Quella è pazzesca, lì è stata bravissima. E poi passiamo alle animazioni. Le animazioni dietro le mosse di Luffy una volta trasformato, molte delle quali di altissimo livello e molto spesso gestite da una regia che sinceramente trovo perfetta, in alcuni punti veramente perfetta. Gli highlights sono sicuramente il momento in cui si gonfia e lancia Kaido ovunque e quello in cui rende di gomma il terreno per rispedire a Kaido il suo colpo. Là sinceramente si sono superati. Se volessimo andare ancora più nello specifico, guardare con la lente di ingrandimento, io vi dico che in questi macro momenti ce ne sono stati due più piccoli che mi hanno veramente fatto dire: cazzo, sto vedendo una roba di un altro livello. Parlo del momento che
accompagna il lancio del Barobretta Kaido con questo campo che si restringe e segue Luffy che si copre il volto, sempre malizioso, anche un po' inquietante. E poi la sequenza di pochi secondi in cui lui scende e afferra effettivamente Kaido. Io non oso immaginare quanto ci sia voluto ad animare il corpo del drago in quel modo, a far sentire molto bene l'effetto di inerzia mentre Luffy alla base lo muove. E in mezzo a tutto questo ci sono le interazioni del Gear Fifth: il rendere di gomma quello che tocca, il terreno, gli oggetti, lo stesso Kaido e il fatto che sia accompagnato ad uno stile cartunesco. Posso capire che può non piacere, ma parere personale su Luffy, secondo me ci sta da Dio. Postilla in basso, secondo me non è neanche una scelta puramente estetica, ma ne parleremo in qualche altro video. Comunque sia, l'hanno reso molto bene. Sembra a tratti di vedere un cartoon Hanna-Barbera, un Looney Tunes. Si percepiva forte questo aspetto nel manga, ma nell'anime è ovviamente impareggiabile. Hanno anche inserito i classici effetti sonori, è una roba proprio folle. Ciliegina sulla torta, la sequenza con la composizione, Gear Fifth e i frame relativi alle precedenti trasformazioni. Un modo pazzo per arrivare alla trasposizione della tavola del Gear Fifth per eccellenza, quella che tutti aspettavamo. Ora, come avrete intuito, io di difetti evidenti non ne ho trovati. E in generale, esclusa la questione gestione dei tempi, parentesi di Orochi, ripetizione di alcune scene, ho letto in giro che una buona parte di pubblico, ovviamente quello che segue solo l'anime, non critica l'episodio in sé, quanto in realtà il Gear Fifth come trasformazione. Molti la definiscono troppo cartunesca, troppo gioiosa, quasi stupida, volevano qualcosa di evidentemente un po' più badass, anche se Luffy sinceramente è sempre stato molto bizzarro nelle trasformazioni, anche il Gear Fourth lo è. Ragazzi, i pareri ovviamente sono sacrosanti e non sto qui a sindacarli, però pensateci bene, sarebbe stato così bello vedere l'ennesimo eroe cazzuto con la trasformazione finale incredibile? Su alcuni personaggi è sicuramente bello e necessario perché corona un percorso di accrescimento fatto di allenamenti, scontri, eccetera. È dal leggendario Super Saiyan che vediamo trasformazioni di altri personaggi che lo ricalcano, e non solo esteticamente, ma anche nel cambiamento che il protagonista del Battle Shonen ha nel momento della trasformazione, che da personaggio un po' più gioioso prende coscienza di se stesso e diventa più austero. Ma su Luffy una soluzione uguale o simile a questa avrebbe funzionato? Secondo me no. Il Gear Fifth, o meglio il risveglio di Nika, è la naturale esasperazione del personaggio e soprattutto della personalità di Luffy. Sarebbe stato estremamente banale e sbagliato vederlo in una veste inarrivabile, infallibile, austera, forte. Il Gear Fifth percorre un altro tipo di strada e dato che sceglie di farlo, lo fa al meglio, al massimo. Tutto diventa divertente, quasi stupido. Lo scontro non è più un motivo di rabbia, ma è quasi un godimento, una liberazione per Nika. Inciso comunque il fatto che esteticamente questa è una delle trasformazioni che più in generale in tutto il panorama shonen abbia mai citato così tanto il Super Saiyan, o almeno quello classico. E a tutto questo Oda ha abbinato la scelta di renderlo così cartunesco. E quindi espressioni impossibili, occhi fuori dalle orbite, tutto il pacchetto completo, effetti sonori annessi nell'anime. Qui, ragazzi, si apre un ventaglio di possibilità e di teorie sul perché Oda abbia scelto questo specifico tipo di caratterizzazione, che non è sicuramente casuale. Personalmente, leggendo il manga la prima volta e vedendo per la prima volta Luffy fare quelle cose e trasferire quel tipo di soluzione anche sui suoi avversari, perché Kaido, quando viene strattonato da Luffy trasformato, anche lui diventa un po' cartoon, io e molti altri abbiamo pensato subito ad un espediente metafumettistico, come se Nika sapesse di trovarsi dentro un fumetto. Però questa è una teoria molto più complessa, basata su praticamente nulla, ne parleremo un'altra volta. Fatto sta che nella versione animata tutto questo fattore cartunesco esce fuori meglio anche della versione manga. La scena madre, in questo senso, è quella in cui Luffy si rimette a posto gli occhi dopo che gli erano usciti dalle orbite per essersi imparito del Boro Breath, e al tempo stesso li utilizza come una sorta di contropeso per spingersi in avanti. Veramente stupenda. Ragazzi, occhi puntati al prossimo episodio perché ci sarà roba ancora più pazza. Ma penso che dalla preview che avete visto dopo la ending, tra l'altro ending nuova stupenda, avrete visto dopo la ending che roba c'è, che roba potrete vedere nel prossimo episodio. Insomma, ragazzi, questo era quello che avevo da dire sull'episodio. Io personalmente mi sono veramente emozionato a vederlo, sia perché ci sono state delle piccole parti che hanno rievocato tutto il percorso di Luffy per arrivare ad una trasformazione del genere, sia perché proprio esteticamente è fatto bene, secondo me. Nella visione, almeno nella prima visione, quei piccoli difettucci di tempi, di ripetizione delle scene, secondo me non si percepiscono. Anzi, in un certo modo sembrano anche aiutare a creare hype per iniziare a vedere questo maledetto scontro con Kaido. E poi ci sono tante piccole cose che qui non ho neanche menzionato. Forse la più importante, la nuova traccia che accompagna il combattimento, che è una sorta di remix della leggendaria Overtaken, una delle host
più iconiche di One Piece. Ci sta da Dio. Detto questo, noi ci salutiamo, però prima nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate, quali sono state le vostre opinioni, se volete parlare di One Piece manga, come sempre mettete uno spoiler, un banner spoiler prima del commento e ne parliamo nel commento. Io vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi rimando all'ultimo video che ho caricato, che è quello degli acquisti che ho riportato dal Giappone. Anzi, vi ringrazio per tutti i commenti che sono arrivati, siete stati fantastici. Io come sempre invito ad iscrivervi al canale, siamo arrivati a 5.000 anche per questo, grazie. Ora possiamo salutarci, ci vediamo al prossimo video.